guardando, bancarelle più belle del mondo, quanta gente che gira qua attorno senza manco comprare un panino con porchetta. Scusi maestro, ci metta la crosta, ma è già pronta la risposta. Ed eccolo qui, lo vedi arriva Tortellina. Ma che fa trovenne Stellina? E allora tu dillo a Stellina. Buonasera cari telespettatori, siamo a Montorrio, mercato settimanale del mercoledì. Vi ricordo i nostri appuntamenti lunedì, martedì, giovedì e sabato 19.30, canale 16 Super J. La mail di La Stellina, @superj.it, il numero WhatsApp 351 75 32 450. Montorrio non ce l'ha fatta. Cosa stiamo parlando? Del calcio? Di calcio, di calcio. Purtroppo non ce l'ha fatta, sono dispiaciuto perché era proprio l'ultimo treno secondo me. Spero un altro anno, ma la vedo molto dura. Già fatta, purtroppo era una finale, ha avuto due possibilità, sia con Sulmona, lo spareggio prima in campionato e dopo per i playoff, è andata male, purtroppo. Resta un po' di amaro in bocca. No, un po' no, tanto amaro in bocca, però purtroppo ci sarebbe un capitolo molto lungo da aprire per il Montorrio Calcio, che viene da lontano questa sconfitta. Ah, tu dici? Ma da molto lontano, sì. Quindi sento delle parole di polemica. No, no, polemica no, però rammarico, come dici tu, rammarico perché ci sono dei programmi, insomma non sto qui a dire, proprio del settore giovanile, posso dire qualche parola per far capire. Ho capito, io so capito. Quindi capito, purtroppo è difficile fare delle squadre adesso in questo momento perché la crisi c'è, i soldi mancano e fare senza settore giovanile la vedo molto dura. Secondo me ovviamente. Sì, sì. Giusto, giusto, severo ma giusto. A chi? Oh, vedo un palco montato sulla piazza. No, c'è un saggio di danza domani sera. Nella scuola di Lorella Restauri. Ah, una cosa diciamo simpatica. Poi c'è un altro maestro di Montorio che è Massimiliano Avanti. Ma c'è stasera oppure due sere di là? Fratello del compianto Vanti Fabrizio. Fabrizio, certo, certo, certo. Che poi lo spettacolo al comunale di Teramo però. Ah, quello su Raffaele Carrà. Quello su Raffaele Carrà, dovrebbe essere presente anche Iapino. Sì, sì, ho sentito Malgioglio pure, ha messo le mani sui testi. Vabbè, Malgioglio, per se spettacolo, anche una persona di... riconosciuta. Ci saranno i concerti per Montorio Live. Che ci abbiamo? Francesco Renga. Ah, poi Fabrizio Moro, Panariello. Panariello, bello Panariello. E poi l'orchestra di figlio di... Di Grazia. No. No. Di Morricone, Andrea Morricone. Ah, di livello saliamo. Di livello, anche se io aspettavo gli stadio, speravo che tornava perché... L'anno scorso ho avuto un problema di salute sul Correo, però non si sono ripreso già i concerti. Ah boh, già Panariello, insomma, Renga, niente non è, niente non è. Qua la prevendita va bene, dice Ugo, quindi... Va bene. Sono finiti i biglietti, Ugo? Vabbè, Ugo. Ugo è scappato, va bene. Tutto qua. Però ecco, si aspetta l'estate, però vediamo un po'. Ma anche altre città ho visto però. Invece per quello che riguarda tu che sei interessato alla montagna, questa disputa Persia, certo. Finori, ma che Finori aveva al Consiglio di Stato. Avevano rigettato il ricorso, ma Finori ha fatto un ricorso, ho letto da qualche parte, però. Non so. Stanno perdendo tempo, ti faccio questa domanda. Sì, perché lui probabilmente vorrebbe riaprire il periodo estivo, dove c'è un introito abbastanza comodo. Da mo' che poteva riaprire, eh? Però la provincia di Teramo è così, che tutto qua succede le cose strane. Va bene. Non so perché, ma è così. Adesso, signora, come va? Benissimo. Benissimo. È un piacere incontrarti. Grazie, grazie. Ti seguo io da lontano. Grazie, da lontano perché? Da dove? Perché io vivo in Medio Oriente. Ah, addirittura, sì. Dove? In Arabia Saudita. Aspita, aspita. Sono tornata ieri. Ah, ho capito. Allora non ti chiedo di vacanze perché sarà questa la vacanza.
Ni. Perché comunque mi muovo sotto e sopra, ho mezza famiglia qui, mezza famiglia in Liguria, perché un po' complesso. Sì, bisogno che vivo all'estero, per cui insomma mi muovo per motivi, altri motivi, che diciamo che io quando rientro in Italia è una vacanza, già il fatto di tornare. Certo. Però va bene così dovunque siamo. Quindi lavori là. Diciamo. Vivo là, sì, sono 15 anni. 15 anni? Bello, interessante, una cosa diversa. Per... Certo, sicuramente un'altra come me non l'ho incontrata. Capito? No, a noi piacciono queste cose, assolutamente. Va bene, il mondo come lo vede lei ultimamente? No, il mondo, da dove tu giri tanto, no? Come lo vede? Complessa, lo so. Cosa, lo sai, da te non me la... Mio padre diceva: non me lo sarei mai preso. Però tu che giri, come ce lo puoi dire. La vedo che purtroppo siamo tutti tanto egoisti e tutto quello che sta succedendo è soltanto basato sull'egoismo, tipo quello che è successo con Putin e compagnia bella, è basato sull'egoismo puro, io voglio quella terra me la riprendo, sì. Appunto, pensando a me e non a tutto il resto. Esatto. E c'è il fatto che ne so, prima che tanta gente non voleva rispettare le regole, i vaccini, questo o quello. Anche quello lì è basato sull'egoismo, cioè io penso a me stesso e non penso agli altri. Certo. E... un po' così, un po' è così. Che l'egoismo, se quel egoismo, un no. Ci sta. Ad allargarci ci sta. Un po', forse sarebbe differente. Comunque mi ha fatto un piacere immenso vederti. Grazie. Perché ti seguo sempre. Grazie. Almeno io ti ho visto di persona dopo anni. Grazie, fa piacere anche a me. A posto? Tutto bene. Tutto in ordine. Una chiacchierata. È la signora che c'ha un problema. Se lei glielo può risolvere. Che problema c'hai, signor? Il fratello Patucci. Comunque complimenti per le tue barzellette. Io sono amica di Angelo. Angelo Daglielli. Mio marito lavora con lui. Va bene. Noi facciamo proprio un programma mio che gira per i mercati, si chiama Dillo a Stellini. Signora, ma che gli facciamo a suo figlio? Che fanno? Ma c'è la pomata? Ma c'è la pomata blu, sta ci va. Ci sta una pomata blu che lei metteva Roberto Baggio in cima lui in occhio. Non ricordo Roberto Baggio. Allora riusciva a giocare. Si deve mettere in contatto con Roberto Baggio. Questo non è facile però. Questo non è facile. Allora ma Stellina può. Ci vuole essere la pomata blu. Ma te lo dico, non è Calle delle Puffe, è Calle Roberto Baggio. Però, grande stellina. Come va qua, signore, prenotate questa vacanza? Io? Già ne ho fatta una, proprio a luglio ne faccio un'altra. Dove te ne vai? Mo sono di Castellina, poi mi segue e io vado un po' riservata. Allora vai in ascolta, vai in ascolta. Tu sali sopra la cosa. E da Montorrio ci spostiamo a Villa Pomano, il passo è breve, di Lo Stellina, lunedì, martedì. Sembazia, non mi contraddire sulla zona mia che tu vedi dall'altro continente. Capito? Capito. Vero signor, questo è Villa Pomano. Il signore viene con la valigia. Al Pomano è dopo lo ponte. Piumone? Ma non va un po' calda per lo piumone? E questo per l'inverno. Ah, per l'inverno, tu vai d'anticipo. D'anticipo. Ah, tu per risparmiare, ma possono di bene più vuoi, giustamente. Senza la BIM devi dire. Senza la BIM. Di più forte. Senza la BIM. Funziona, ma. Ecco qua, che classe. Non fai i pedaggi. Funziona. Funziona, sì, insomma, mica tanto. Apriti Teramo. Apriti Sedano! Apriti bastarda! Apriti! Diciamo che il mago ha provato, ma con, ma lo ripeto, con scarsi ma... risultati. Ma è una riparazione giusta. Ma te fa, ma tormate buone, ma tormate buone. Va bene, signori, grazie. Buona giornata, voi fa un po' caldo. Senza la pinna più forte, no? Senza la pinna.
Sin? Sin? Salabin. 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 Basta. Vai. Si dice che ti sta troppo solo e troppo caldo. Sta caldo? Sì, sì. Ci fa. Tu che dici? Tutto a posto? Sì, io sempre. Va bene. Anche tu stai bene? Sì, sì, sto bene, solo che fa caldo. Oggi è insopportabile. Sì. Anche lei, al mare, è meglio andare al mare con questo temperatura. No, no, sto a casa così. No, no, no. No. Ci sti la casa. Invece? A pieno frasca. Invece, anche tu? Invece? Io che girenne, che non vedi. Io girenne. Senti, ma hai programmato la vacanza? Che vacanza è? A vacanza, non so, non te ne vai in vacanza. No, no, io sto a casa, in vacanza a casa. A casa, la vacanza alla casa. Piacere. Va bene. Allora, buona vacanza. Sì. Ciao. Niente? Stasera? È martedì, niente? Martedì niente. Niente. Ma ti vedo un po', cioè... demoralizzato, il mercato... È un mercato fiacco, non c'è la gente, quindi... si fa, ecco. Quindi. Non c'è il movimento. Martedì c'era gente al Rosario. Martedì ci stava gente. Vabbè, Rosario va al male, è tutta un'altra cosa. Tutta un'altra cosa. Tutto un altro giro. Ma la gente va al male, per il mercato, stanno passeggiando al mercato, dopo torna al male. O domani riposo e sabato Pineto. Vieni tu a Pineto. Pineto non c'è ancora più. Due multe. Ancora messi i vigili nuovi. Oh, crema. La crema? Oh, ancora peggio. No, Pineto no, l'abbiamo bannato. Vigili estive. Pineto, banna, mi dispiace. Scrivono come i pazzi. Scrivono come i pazzi. Vabbè, Marco, due numeri. Cambiamo due numeri diversi, dacci. Cagliari. Cagliari. 15-60. 15-60. Quindi confermiamo, Cagliari, 15-60. Cagliari. Sperando che esca. Sperando. Sperando. Ma è difficile. Ma è difficile. Questo fa della 160-170. Estrazione. Come il gravato lo otto a Napoli, ricordo, a 167. Senti, la gente si è affondata. Invece calcio scommesse ti ha fregato pure a te. No, non gioco, non gioco, non gioco. Finisce qui con un panino con la porchetta, la puntata di Dillo Stellina. Vi ricordo i nostri appuntamenti lunedì, martedì, giovedì e sabato 19:30, Super J, canale 16. Ringraziamo Fabio delle riprese, tutto Super J con il Stellino. Fatti portare 351-75-32450. Oh, gomba! Fatti portare! Che hai combinato, gomba? Ma che hai combinato? Mannaggia. Sì, se poi a un tratto gli amici pensano a te, eri proprio un bomber in mezzo a noi. Ma da qualche anno la strada che hai preso te, no, non è più quella del playboy. Tu uscivi la sera per ammangiare e tornavi tardi, lo potevi far, ne facevi tante di cazzate. Tu a calcio insieme ai tuoi amici veri, sbocciavi proprio come Bobo Vieri, e loro sono davvero neri. Sei sposato, eri un capellone, ora sei scoppato, e tra qualche mese ti sarà inquartato, tutte le domeniche al supermercato. Cara amico mio, ti aspettano bollette affitto,
sei sposato, eri un cammellone, ora sei scoppato, e tra qualche mese ti sarà inquartato tutte le domeniche al supermercato. Sei sposato, di sabato sera eri diavolato, ora sul divano tutto stravaccato, a vedere l'adulto come sta inguaiato. Tutto sto casino non l'hai immaginato, mo con sta canzone io ti ho avvisato, e per il futuro sarai preparato. Marito, marito, non l'hai mai sentito, mi sembra tanto strano, ti vedo un po' stupito. Il calcio con gli amici lo puoi dimenticare, la tua mogliettina non ti ci fa andare. Marito, marito, lei ti ha rapito, scusa la franchezza, ti sei rigitrullito. La birra con gli amici tu te la puoi scordare, la cena con i suoceri devi sopportare. E allora tu dillo a Stellino.